È stato un mio sogno prima di diventare prete. Sempre ho detto, appena divento prete devo fare l'oratorio qui in questa parrocchia. E ti posso dire che ho trovato tantissimi bambini e tutte le settimane non ci sono sempre gli stessi. È un'esperienza nuova, però che mi aiuta soprattutto a conoscere la realtà della comunità. Ci sono tanti bambini anche della scuola. È un oratorio libero, nel senso che la mia idea è che siano liberi, che giochino liberamente, perché non è come andare a allenarsi quando giocano a basket o a calcio. Questo l'ho imparato da Don Luciano, mi ha detto lasciali far che siano liberi, che siano liberi, che si divertano, che facciano i bambini. E poi un'altra cosa che mi ha spinto a creare o a iniziare questa cosa è il fatto che Don Bosco diceva che il primo a sorridere è Dio. Quindi se Dio ride, perché noi non possiamo sorridere o ridere, no? Siamo molto felici di questa nuova iniziativa. Ci abbiamo la piscina, ci abbiamo alcuni giochi con l'acqua, anche se stiamo attenti, non è che sprechiamo l'acqua. Perché mi diverto e sto con altre bimbi che... Perché noi ci divertiamo, giochiamo insieme, ma si litiga e... È bellissimo qua. Vengo in oratorio perché anche l'estate mi posso ritrovare con dei miei amici di scuola e posso fare anche altre amicizie con gente che non conosco. Allora, uno perché in questi anni ho fatto molta amicizia con questi bimbi che ci sono qua, che facevano anche il catechismo, si giocava insieme, si divertiva. Poi sono riuscita a coinvolgere anche Gregorio, un mio amico di classe, che è venuto anche lui poi al catechismo. E vengo qua anche perché mi diverto un sacco e per stare con Don Angel e avvicinarmi a Dio e a Gesù. Vengo qui tutte le mattine perché posso vedere i miei compagni di scuola e non stare a casa tutta sola. Infatti qua ho fatto molte amicizie e sono molto contenta, perché così posso giocare un po' con tutti. Perché invece di restare a casa con la mia nonna che pulisce, mi annoio e a guardare i cartoni, vengo a giocare con i miei amici. Allora, sicuramente perché io sono anzianotta, ma ho sempre voglia di giocare. Mi piace insegnare le cose che so fare ai bimbi, l'ho insegnato ai nipoti, ci ho giocato con i nipoti, mi farebbe piacere farlo anche con questi bimbi. E Don Angel mi ha chiesto se ero disponibile e io ho dato la mia disponibilità.